promosso Riccardo Realfonso, l'ex assessore al bilancio del comune di Napoli ed economista di chiara fama, punta il dito contro De Magistris, accusandolo di aver tradito il mandato elettorale e soprattutto di aver distolto lo sguardo da quella rivoluzione tanto osannata, ma in effetti mai applicata concretamente. Con l'ente locale in pieno dissesto, il primo cittadino ha evidenziato a chiare lettere il suo interesse per una città che gli sta morendo tra le mani. Bocciato il PDL campano, dopo l'evidente frattura partenopea tra l'ala Martuscello e quella che fa capo a Nicola Cosentino in consiglio regionale, è la volta dell'imbarazzante impasse di Caserta, dove è stato celebrato un congresso regionale all'insegna della scissione e delle polemiche tra l'ex coordinatore regionale ed il neo subcommissario del partito ed ex ministro Mario Landolfi. È dovuto scendere in campo addirittura Don Mimì Zinzi per evitare il tracollo.